È un'avventura, credo, ma abbiamo portato lo sport sul Cansiglio e ne usciremo veramente vincitori in questa sfida. Mini Olimpiadi per 26 discipline sportive. Atleti under 14 che si sfideranno nella cornice del bosco storico della Serenissima. Dall'8 al 29 giugno, gli atleti in erba del Veneto si misureranno dalla ginnastica al kickboxing, dalla scherma al calcio. È la prima volta. Si chiama Trofeo Coni, noi lo chiameremo anche Trofeo Coni Cansiglio. Per ricordare i due grandi eventi e credo che questi siano dei segnali che l'Italia ha bisogno unire sport, turismo, unire anche col benessere fisico, ma non è l'unico appuntamento di giugno in consiglio, in questo fine settimana sono di scena i boscaioli con la loro prima fiera. Eh, sono tutti convinti che il legno sarà in futuro un'altra una materia prima che porterà economia nel nostro territorio. Un modo per mettere in fila eh, tutta la parte commerciale, la parte produttiva, la parte di trasformazione della filiera del legno, penso sia una, un lavoro importante. Natura e economia in un ambiente unico nel suo genere. L'economia legata al bosco dà le risorse per la buona manutenzione del bosco. Boscaioli e Bambini, protagonisti in questo mese in consiglio e testimonial della Mini Olimpiade, un volto famoso del canottaggio un'opportunità in più per eh, avvicinarsi allo sport, praticare dello sport e sensibilizzare giovani e famiglie soprattutto alla sana pratica sportiva.